Nella vita ser buono poche cose. Che le poche devono essere importanti. Prova le mie magliette. Le uniche. Benedette con il vino. Los Santos, ore 22:22 e i secondi non ce ne frega niente. C'è un assassino. Noi quest'oggi dovremo scovarlo e ucciderlo in base a degli indizi che lui stesso volutamente ci lascerà. Quindi lei oggi sarà un detective. Praticamente noi dovremmo cercare in mezzo alle case più ricche di Los Santos, quindi questo posto mi sembra l'ideale, un omicidio ci guiderà verso gli altri, quindi ci sarà un capro espiatorio, una persona che si sacrificherà per tutte le altre. E noi sul punto del crimine, del delitto, insomma, dovremo trovare un oggetto. Quell'oggetto ci indicherà la possibile posizione del prossimo. Lei se sente qualcosa me lo dica, eh? Ah, sì, come no. Raga, prima di cominciare mi raccomando, finché Franco non ha una spada giù per la gola, un pollicione in su. Se volete altri video di GTA 5, mi raccomando, e magari un commento qua sotto con scritto il doc trattino detective, oppure Doc Detective tutto attaccato. Doc, oggi è innegabile che lei sia un investigatore, quindi... Che c'è? Ho sentito gridare. Era una giornata creepy a Bikini Bottom. Stai zitto, Squiddy. Potremmo essere aggrediti subito, eh. Potrebbe anche esserci Jack Sparrow che sta derubando la casa. Potrebbe, nel modo più assoluto. Doc, infatti è stato un grido di una donna. Però sai com'è, dopo l'altra volta con il barbone io non so più cosa aspettarmi. C'è una signora. C'è anche una bacinella, ho visto, dottore. Magari voleva tirare sui panni sporchi, non lo so. Diamo un'occhiata. Allora, c'è una signora. Come sta? Madonna di Dio, cos'ha sulla schiena? Allora, adesso devo capire se l'oggetto è il coltello da cucina oppure se è questa specie di cassetta. Allora, andiamo un attimino per gradi. In teoria per uccidere qualcuno serve il coltello. Ma anche la cassetta, cioè uno l'ammazza. Ah sì, la certo, cassetta. Cassettata la prendi in faccia. Cioè, avrebbe dovuto appoggiare il coltello di fianco lei se fosse stato l'indizio. Allora, queste cassette, ora che ci faccio caso, le possiamo trovare, mi sembra, nella zona del zona del vigneto. Dove vendemmiano però, perché non posso passare. Signora, non sarà morta invano. Quindi zona del vigneto, abbiamo detto. Se lei vede delle presenze me lo dica, perché può anche comparire l'assassino durante questo check, potrebbe anche essere lì che ci osserva. Quindi non è un essere umano, cioè tipo uno teoricamente spirito, sì, diciamo di sì, è un assassino stregone, non ho capito molto bene. Comunque è un assassino in primis, cioè non è che c'ha il bastone e la barba lunga, è comunque un killer. In teoria se gli mettiamo il bastone e fare le ruote, però dovrebbe venirci addosso, attaccare almeno. Non lo so se vuole attirarci verso un suo gioco, una sua trappola. Raga, mi raccomando, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, perché quest'oggi potremo vedere il signor Clinton sbudellato, quindi è una cosa che non potrà più capitare. Tanto Doc, ancora non ho visto niente, eh. Siamo quasi arrivati comunque. Se è il sangue quello che cerca, lo troverà senz'altro. Non so quanti siano gli omicidi. Tra l'altro, ho una teoria, perché da quello che so, tu vai in un posto, c'è un corpo e c'è un indizio. Ma la cosa che mi chiedo io è la seguente, anche se non è molto attendibile, perché la signora dovrebbe essere appena morta, considerando che c'era il grido, sempre che il grido non sia stato calcolato, in modo da attrarmi lì. La moto la voglio usare, perché tutte le volte che parcheggio qua una moto o una macchina mi sparisce. Stavo dicendo, non è che tutte le volte è sempre una persona che viene attratta dall'assassino e viene... Cioè, adesso te la spiego meglio. Doc. E questo? Sembrava un sacco di patate. Aspetta. Non... Ho visto una roba strana, ho detto... Oh, è un sacco dell'immondizia. C'è un pezzo di legno che solitamente... Beh, insomma, è stato massacrato e poi messo a testa in giù dentro a questa specie di vasca. Può averlo anche affogato direttamente. Sì, però le gambe tumefatte, cioè prima ha preso un sacco di botte. Comunque c'è un pezzo di legno. Allora, potrebbero essere tre le potenziali zone. O una baracca di paleto, o il porto, che lì ci sono cose rotte, se non la segheria. Io direi che considerando come è tagliato, possiamo puntare subito alla segheria. Okay. Poi da lì al massimo facciamo un giro a paleto e poi alla fine magari andiamo nella stalla dove dice lei e troviamo Amanda. E magari lei è l'assassino, è tutto un plot twist. Stavo dicendo, se riesco comunque a spiegarmi, praticamente non è che ogni persona che troviamo morta... Tanto qualcosa abbiamo, aspetta che c'è Olindo Rosa, un secondo, che mi stavano... Oh no, ok, tutto normale, perché già una volta ho fatto una roba strana dove veniva su un mostro, se li tirava giù per le gambe i tizi, quei turisti, quindi volevo essere sicuro fosse tutto normale. Non me ne ricordavo, ecco, di spawn naturale. Stavo dicendo, non è che ogni persona che troviamo è una persona attratta dall'assassino. Qui attira, devo fare sto percorso e una volta che sei arrivato al punto lui ti fa una roba del genere. Ha capito cosa intendo? Quindi quello che sto dicendo io è, magari anche Frank è uno attratto e alla fine avrà il suo oggetto. È una cosa un po' strana, un po' criptica, ma potrebbe essere. Però non avrebbe senso, perché la tizia dovrebbe essere appena morta. Doc, ma lei ha preso in considerazione che ci potrebbe essere un'imboscata là, se magari fosse in segheria con l'assassino? Ma tanto Frank è così abituato a prendere le coltellate che... Lei va là per morire, chi se ne frega. Io non ho mai visto un futuro roso per gli eroi. E poi veda lei, per carità. Lei dirà, perché hai preso il giro lungo quando potevi entrare direttamente da là? Perché là ci sono i giaguari. Quindi se io dovessi passare di lì, quello comincerebbe a seguirmi. E io mentre faccio il mio check qua della zona mi arriva a mangiare le gambe. Occhi aperti, se vede un corpo mi raccomando me lo dica. Lasci perdere i lucky block che ha appena visto alla sua sinistra. Mi raccomando, occhi aperti. E se spunta qualcosa, anche una testa, il possibile assassino. Giriamo di qua che potrebbe essere nascosto il tizio. Doc, la fa facile, è notte fonda. Come sugli abbaglianti, dove è il problema? No. Qua non c'è niente. Magari, ecco, se il morto avesse un catara infrangente sarebbe più facile. Insomma, la comodità. Perché andare a piedi quando possiamo andare così? Siamo anche un pochino più tranquilli. Ormai abbiamo girato tutta la zona, quindi penso che... Adesso, tutta la zona no, però mi mancano
due punti là a destra, un altro in fondo là verso nord. Lei dice che potrebbe averlo buttato sul nastro trasportatore per farlo finire qua dentro, per... No, potrebbe direttamente averlo sgozzato dentro la segheria. È il terzo corpo che troviamo. Ma sì. Ha cavato gli occhi. Abbiamo tipo dello shampoo. Adesso voglio controllare un attimo col cecchino cos'è, perché non si capisce un tubo. No. Abbiamo una specie di... È una crema solare, ok. Quindi okay, potrebbe essere, mi dica. La spiaggia. Stavo pensando se erano dei negozi, perché ci sono dei negozietti, sulla zona là di Vespucci. Ora saluta Giobaldo e andiamo a trovare il... Salve, il prossimo. Che non so se il prossimo è il corpo o se il prossimo è già il covo dell'assassino. Perché dovrebbe portarci in un punto che vuole lui. E non so nemmeno se è il covo o... Oppure se è proprio un posto che lui ha preparato per ammazzare Franco. E questa è la cosa che non so. Sai qual è la cosa più brutta che troveremo quest'oggi probabilmente? Il traffico. A parte il traffico, ho praticamente il treno che gira per strada. Ah, esatto, e gira su questa strada. Ok. Sai cosa succede se il treno mi becca? Non lo so, se voglio aver detto... Più o meno questo. Comunque siamo quasi nei pressi della spiaggia e lì ritorneremo a dover cercare come dei pazzi. Oh, ti giuro, questa moto è una delle più inguidabili che abbia mai toccato. Scelta lei, eh. No, è la moto del signor Clinton, mai con... Ha detto treno prima. Ci siamo. Qui abbiamo la zona della spiaggia. E qua dovrebbe essersi consumato un altro delitto. Lei il tizio di prima non l'ha sentito urlare, quindi potrebbero già essere morti. È come se fossero già programmate, solamente il primo ti porta a seguire questa catena. Se quello che ho detto è vero, che le vittime che attira lo fa per fare appunto un percorso e poi renderle un nuovo capitolo di questa, tra virgolette, caccia al tesoro, ha senso alla fine. Su gioco macabro. Guardiamo intanto nella zona del bagnino. Non c'è nessuno. Stavo pensando una cosa. Qual è uno degli omicidi più brutti che uno può fare nella spiaggia? Seppellire sotto la sabbia. Esatto. Infatti stavo vedendo se c'era una testa. Considerando che di sera non hai tutte ste robe, le palle, i gonfiabili, bla bla bla, magari... Olè. C'è qualcosa qua in mezzo. No, è una bandiera. Se no questo posto qua... Oddio, sì, sarebbe un bel nascondiglio. Cioè, allora, se io fossi un assassino psicopatico qua dentro, ok, è un cliché clamoroso perché te lo aspetti che è qua dentro. Però, cioè, nel senso, o lo metti con la testa fuori dalla cosa, ma qualcuno lo becca. O se vuoi tenerlo per il tuo gioco macabro e non spezzare questa catena, lo metti per forza qua dentro. Quindi diamo un'occhiata un attimo se c'è qualcuno qua. Se riusciamo a trovare qualcosa, stando vicini anche al bordo di destra, che è il più sospetto. Ancora nulla, ultimo giro. Sennò dove potrebbe essere? So, altrimenti un deficiente l'ha messo sulla ruota panoramica, non lo so. Sulla ruota panoramica potrebbe averlo messo. Sì, ero un attimo confuso perché detto... che oggetto è il faretto? Cioè, perché devi mettere un faretto che lo vedi anche se giri lì fuori? Quindi è un barbone, vero? Non è morto. No, è un uomo della spiaggia. C'è un faretto da oddio, dov'è che l'ho già visto sto qua? Nei campi di lavoro. No, scusi, nei cantieri. Dai, dottore, mi sono sbagliato. Quindi ora la domanda mi sorge spontanea. Ci sono allo stento 3 cantieri. Uno abbastanza aperto, uno più chiuso, dove girare dentro un pochino, diciamo, strano, e quell'altro nel deserto. Mi sono sbagliato, solo 4, c'è anche questo. Potrebbe anche essere la cava. Allora, facciamo una cosa. Giriamo prima nella zona là del cantiere in fondo che abbiamo appena guardato. Dopodiché, saluti il treno, andiamo nella cava. Qua c'è una piccola scorciatoia che se la prendi in velocità puoi fare un fantastico volo e arrivi direttamente, direttamente, vedi quel cantiere a destra. Ah, ok. Proprio qua. Allora, siamo al cantiere. Visto che sto posto è enorme, dove cavolo lo trovo? Dentro la benna del dozer? Lo trovi in un buco? Deve giocare lui con te, no? Quindi... però visibile non deve essere, perché qua dovrebbe esserci comunque gente notturna, mi sembra, per le cose con le biciclette. Ho un qualche dubbio a riguardo. Qua ci sono quei biker che ti dicevo, che sembrano dei mezzi tossici. Aspetta, 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 aspetta. Se io fossi, ecco, qua dentro, in un posto molto, molto... però lì l'oggetto come lo vedi? Qua c'è un bandato, qua di altri dubbi non ne abbiamo. È sicuro sia qua? No, assolutamente no. Magari dovremmo anche cambiare cantiere. Ma non c'è nulla. Qua è aperto. Qua dentro ci sono appena stato o no? No, perché è chiuso dall'altra parte. Si entra solamente dalla parte di destra. Quindi faccio un giro veloce. Tra l'altro non so nemmeno se la moto riesce ad andarci lì in cima. Vediamo cosa riusciamo a tirarci fuori da questa zona. No, qua come lo nascondi? Cioè, o lo infili dentro un tubo, se no. Cioè, devi avere dei problemi al cervello se lo metti qua. Se no, potresti magari metterlo dietro a dei pallet con della roba. Esempio, sti cosi quanti. Non sono pallet, sono tubi. Qua c'è la casetta dei puffi. Aspetta. Sai che qua in cima non ci sono mai entrato? Doc, ci provi, io non so che dire, cioè non ci sono mai stato qua. Tanto meno in moto, quindi. Guarda che parcheggio la moto. Provi. Tutto calcolato. Si parcheggia così la moto. Ma preso a craniata la segniera. Cioè, non può pensare che sia sano, dai. Salto, perfetto. Qua sotto non vedo nulla. Aspetta, che sono sti tubi. Quello che mi chiedo io è: come lo. Cioè, è enorme. Non è come la zona magari della spiaggia, che anche quella è enorme. Ma dei punti strategici, meno male, li trovi. Qua non trovi niente. Quindi, per quello dico, secondo me, non è qui. Se no, magari potrebbe anche essere nella zona. Fai pensare. Ma ci sono 3 cantieri. Cioè, io me li giro 3 cantieri. No, dottore, deve essere più visibile. Lui vuole giocare con te, non vuole farti perdere la sfida. Ma allora c'è una madre un po' ometto però, eh. Tra l'altro stavo cercando di capire l'indizio. È un pescatore questo? C'è un pesce fresco e abbiamo due pezzi di legno, due assi di legno. Ok, quindi la segheria col pesce. La somma di segheria e pesce potrebbe essere un porto, però... Anche un... Non sia scurrile! Stavo investigando. Siamo davanti a un morto, no, ci vuole rispetto. Ho un'idea, buon uomo. Potrebbero essere due posti. Zona di pesca. È un pescatore. Quindi cos'ha il pescatore solitamente? Una baracca. Bravo, una baracca. Ci sono due baracche. Una è nella zona là, al lago Zancudo. E l'altra è Obama.
Io non so come faccio ad andare avanti con lei comunque. Non mi ricordo mai se era questa l'isola o se ce n'era un'altra più in basso. Quella nord non è, quella destra non è. Dovrebbe essere questo qua il punto. Dovrebbe esserci una casa sospetta. Potrebbe essere. Potrebbe, ma molte volte un boh, speriamo. Comunque ripensandoci non potrebbe essere sbagliata come cosa, perché lo porta fuori città, lo ammazza e nessuno sa niente, lui può ricominciare il suo gioco da capo. Bravissimo. Ma a sto punto, così scopriremo anche se diciamo, mi scusi, non volevo colpirle la regina. A momenti faccio più omicidi io dell'assassino nel giro di 5 secondi. No, ma questa è un'investigazione o un giro in montagna? Cioè lei non deve interferire con le mie, tutto quanto calcolato. I detective fanno così solitamente. Okay. Volevo vedere dall'altro se era possibile vedere subito la baracca del pescatore. Perché se mi sono sbagliato e non è quella, vedo di farmi un giro della Madonna. La baracca potrebbe essere il suo punto finale? Secondo me sì, perché è fuori dalla mappa. Bravo, è isolato, è un posto isolato completamente. Quindi adesso, signor Clinton, non so per quale miracolo ha schivato 480 piante non nel forte. Comunque, sono sicuro che la dottore potrebbe avere un fondo di verità la mia teoria, che Franco potrebbe essere il prossimo omicidio. O meglio, chi seguirà quella pista, certo, chi verrà attirato. Sarà il nuovo capitolo. Ma il secondo me, ripeto, è sempre un boh, tra virgolette, speriamo. Perché che ha più senso di quello che penso, onestamente. Ah, meno male, allora vuol dire che non sono. No, io non le dico mai che è intelligente. No, però, no, capito. Quando quella è la nostra isola, buon uomo. Siamo arrivati. Se no è anche l'altra. Ma mi ricordo che c'era una pianta. E quella lì che vedo non può essere una montagna. Siamo vicinissimi. Potrebbe anche essere una creatura, cioè non lo sappiamo. Se sarà un fantasma, se sarà Trevor Phillips, potrebbe essere Michael DeSanta. Signor Clinton, se la smette di fare l'ubriacone. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Mi raccomando. Tranne Amanda, perché l'abbiamo vista là nel pascolo prima. Doc, io spero che lei sia armato. Sì, sì, no, sono armato fino ai denti. Abbiamo qualsiasi tipo di arma. E là vedo una baracca. Lei stia d'occhio, perché potrebbe essere dentro al cespuglio che aspetta solo che lei va verso la baracca. Poi esce Zack. Esatto, perché noi adesso non sappiamo se andiamo verso un corpo o se unicamente stiamo cercando già l'assassino. Siamo come il topo col formaggio, capito? Magari troviamo un altro corpo, eh? Non lo so, però questo è perfetto. Cioè, se tu ammazzi un tipo qua, non lo saprà nessuno. O magari lo tira sempre la gente qua, l'ammazza, poi la porta in giro e mette l'oggetto. Anche perché tu hai visto sangue per terra. Io no, io ho visto solamente sui corpi. Erano tutti puliti. Quindi magari questo potrebbe essere il punto. Ho visto che c'è un fuoco. Solitamente qua c'è qualcuno. Però in questo caso non c'è nessuno. Sì, ma guarda che tempo, scusi. Cioè, se sei qui adesso o hai dei problemi, o sei un tossicodipendente o sei l'assassino. Non si deve stupire che lo sento, si può incontrare qualsiasi tipo di cosa. Qua c'è la casa, qua c'è un fuoco. Dentro là vedo un colore rossiccio. No, perché io so già che appena entrerò mi beccherò un jumpscare pazzesco. È da rituale. Cos'è? Perché c'è un lampadario con dei teschi sopra? Sento anche dei bisbigli, delle cose strane. È la luminita di Minecraft. Un tempietto, un totem. Sì. A meno che... Se lo distrugge? Potremmo distruggerlo, sì. A meno che non sia l'oggetto di Franco. Ma la lampada che c'entra? Magari è una lampada di Michael DeSanta, magari è lui il prossimo. Io adesso direi di fare come ha detto lei. Tiro una granata, vediamo se posso distruggerlo, perché sembra una cosa veramente di un rituale demoniaca, come se fosse... Non lo so, ci spostiamo. Sì, sì, meglio. Grande esplosione. Tutto qua, finito? Niente? No. Adesso il cosa è distrutto, a meno che non fosse il totem che tirava la gente, poi l'ammazzava e faceva tutto lui. Ma era realmente una cosa di Minecraft, è un command block che gestisce la tua vita. Ma non può essere finito così. E infatti non ha senso. Avevo rotto questa specie di totem che magari venerava l'assassino. Cosa c'è là? È una boa? Non c'è nulla. Non ho idea. Vada via! E lui è l'assassino. Ok, aspetta. Allora, il fatto che non sia un fantasma e non ti faccia prendere dei jumpscare va bene. No, io posso. Vai via! Aia! È uscito dalla baracca, mi sembra. Non lo so, affrontiamolo. Piede di porco contro accetta. Non può mai essere più forte di un piede di porco, l'accetta. Non può esistere. Grande schivata. Prendi il colpo del maiale. È morto? Ha funzionato. Cioè è morto così? Per me non ha mai preso una cetta in mano in vita sua, Però ha battuto così tanta gente che insomma. Coltello, manganello. Non lo so. Comunque, brucia lui, bene. Brucia la casa. Tutto è bene ciò che finisce bene, direi. E trionfante dinanzi a questo spettacolo. Ha qualcosa da dire? No.